chiedono un cambio di passo che metta sul campo tutti gli strumenti utili per un vero rilancio dello scalo merci. Sono gli ex lavoratori del Porto Canale, dal 2019 senza lavoro, che questa mattina hanno manifestato davanti alla sede dell'assessorato regionale dei trasporti a Cagliari. Negli ultimi mesi si è lavorato per rendere competitiva la ZES, la zona economica speciale della Sardegna, ma il progetto appare agli occhi dei portuali fumoso e senza struttura e soprattutto non riduce le tensioni tra gli ex lavoratori, che al momento non hanno nessuna certezza sul futuro del terminal. Sulle responsabilità del mancato rilancio, i portuali puntano il dito contro il presidente dell'autorità portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana, che secondo loro non sarebbe riuscito a rendere sufficientemente competitive le infrastrutture del Porto Canale e supportare così una nuova call internazionale per la concessione del porto. Sì, noi siamo qui per chiedere all'assessore trasporti Antonio Moro un contributo politico a fini della riapertura del tavolo interministeriale più volte chiesto dalle organizzazioni sindacali sull'avvertenza del Porto Canale. D'altra parte, le diverse ma purtroppo improduttive trattative avute dal presidente dell'autorità di sistema Massimo Deiana con diversi operatori necessitano di un cambio di passo. Serve che la politica incominci a pensare che la portualità è una grande fonte di ricchezza, ma a maggior ragione in un'isola dove appunto la condizione di insularità rende necessario utilizzare in maniera rende vitale l'utilizzo delle autostrade del mare.